Ma è stata una riunione comunque molto utile, ringrazio tutti i partecipanti, a cominciare dai prefetti, ANAS, RFI, Autostrade per l'Italia, sindaci, parlamentari venuti tra schiera, oltre che consiglieri e assessori regionali. In Abruzzo c'è un'emergenza importante, la dobbiamo affrontare anche facendo capire al governo nazionale qual è il livello di questa criticità, di questa emergenza. Il ministro già questa mattina presto ci siamo di nuovo sentiti e ha garantito su un percorso che oggi Autostrade per l'Italia ci ha qui confermato, attraverso il quale l'Università di Roma La Sapienza validerà, diciamo, si certificherà la validità del piano di emergenza, oltre che della solidità delle strutture del Cerrano, grazie al quale Autostrade per l'Italia pensa di poter ottenere dalla Procura di Avellino all'inizio della settimana, già lunedì presenterà questo progetto, domani Autostrade lo confronterà, farà un ultimo confronto tecnico con Migliorino, il dirigente del Ministero che esercita la vigilanza sulle autostrade, su ponti e viadotti. E quindi all'esito di questa, alla fine di questo confronto verrà appunto finalmente definito questo piano e portato lunedì ad Avellino. La speranza di tutti è che questo percorso si concluda positivamente nei primissimi giorni della settimana con un accoglimento della istanza di dissequestro che consentirà ai mezzi pesanti di tornare sull'autostrada e quindi di liberare la statale 16, dove nel frattempo sia Autostrade che ANAS hanno garantito sul ripristino del manto stradale, quindi di interventi di manutenzione, anche sollevando i comuni dai costi, in particolare Silvi, che stanno sostenendo in questi giorni. Non dovesse accadere, io sono pronto a chiedere uno stato di emergenza, perché per noi una chiusura a tempo indeterminato, se non definitiva, del viadotto del Cerrano è come se fosse crollato un ponte Morandi, è come Genova. Genova è una città tagliata in due, la Liguria è tagliata in due, l'Abruzzo sarebbe tagliato in due e, stando al centro della penisola, questo viadotto taglia in due l'Italia, quindi bisogna assumere consapevolezza del livello di questa crisi, e se appunto non si dovesse risolvere per la via ordinaria che Ministero e Autostrade ci hanno oggi rappresentato, la Regione è pronta a chiedere al Governo un decreto legge per una nomina di un commissario che faccia le opere, esegua le opere e gli interventi che si devono fare, smettendo appunto di affidarsi a questi rimpalli di responsabilità, di competenze, di relazioni, e per garantire agli abruzzesi il diritto alla mobilità, che è uno dei diritti fondamentali della nostra Repubblica e di ogni diritto di cittadinanza. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Ringraziamo il Presidente.